grazie a tutti per aver partecipato anche a questa tappa, lontana per molti di voi. È stato tanto sacrificio per me, per chi ha collaborato con me a organizzarla. Sono orgoglioso e soddisfatto della risposta, che c'è stata da Treviso, Sorrento, insomma un po' tutti. Spero vi sia piaciuto, vi siete divertiti, campo molto tecnico, il vento un po' ha condizionato le giocate per molti. E niente, ne approfitto per ringraziare il Vignatelli, che è lo sponsor che ci ha... Poi un applauso forte a Diniz, Bogliasino e Lopez. Già molto interessati allo sport, mi ha fatto qualche domanda, magari dopo facciamo qualche tiro, proviamo. Niente, Leo. Partiamo con le premiazioni, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti. Questa tappa è stata per molti appunto un sacrificio per la distanza, però ne è valsa la pena perché il campo era veramente bellissimo e divertente. Partiamo con le premiazioni, longest shot, Buca 12, ormai lo chiamerei il premio di Joy. Sì. Quindi ancora una volta longest shot Mirko Di Gioia, Roma. Bravo Mirko. Quindi è la prima esperienza di foot golf con 78 colpi, Gabriele Giampaolo. Chi tira il premio? Riccardo Serino, Salento Foot Golf. Leo. Over 40 con 69 colpi. Treviso Foot Golf. Dillo te il tuo cognome. Mazzer Fabio. Primo assoluto categoria femminile, 104 colpi, nuova squadra, Vasto Foot Golf Team, Cristina Zaccardi. Premiamo adesso il player of the event, quindi ancora una volta il giocatore che si è contraddistinto per simpatia, fair play e a questo punto aggiungerei fedeltà alla bandiera, visto che ci ha seguito in capo al mondo. Ferrara Foot Golf, Alessio Camilli. Basta selfie, dai. Ora partiamo con la routine dei primi posti. La routine proprio. Allora, terzo e quarto posto abbiamo avuto ovviamente un pari merito, entrambi a 70 colpi. Marco Caricato, Salento Foot Golf, e Flavio Brescacin, Treviso Foot Golf, entrambi a 70 colpi. Ma con due eagle a uno, tra l'altro consecutivi, Buca 12 e 13,
Terza posizione Flavio Pescacin. Secondo classificato, anche in questo caso direi estrema parità, perché entrambi 69 colpi, Mazzer e Piovesano. Mazzer. Ho fatto una scritta, 69 colpi entrambi. Siamo andati quindi a contare buca buca chi ha vinto l'uno sull'altro, quindi con modalità match play. 4 pari. Siamo andati allora a contare il numero di Eagle, 1 pari. Siamo andati a contare il numero di Birdie, Piovesan, quanti ne hai fatti? 5. Quanti ne hai fatti? 5. Siamo andati a contare il numero di pari, 8. Piovesan, 8. Anche bene. Quindi, siamo andati a contare il numero di Boghi, però anche in questo caso 4 pari. Quindi siamo andati a spulciare il regolamento fino a che non abbiamo trovato un punto in cui siete diversi, e l'unica cosa che vi differenzia è la posizione del ranking. Quindi, seconda posizione, Fabio. Da Caverzan, Yuri Piovesan, Treviso Studio. Bravo Yuri! Ricapitolando. Terzo Pescacini, secondo Mazze, primo Piovesan. Stranamente la migliore squadra di oggi è Footgolf Treviso. Ci avete fatto il sorriso. Oggi allora, ovviamente fra una settimana esatta saremo dagli amici di Travagliato a Castrezzato in provincia di Brescia per assegnare il titolo regionale lombardo, quindi 25 ottobre Golf Club La Colombera, e settimana dopo riposo, finalmente riposo, perché il 2 novembre, se Dio vuole, meno male c'è la festa, e poi andiamo in casa di Football Treviso, per esempio ci danno un'altra ripassata, il 7 e l'8 novembre, 8 e 9, senza pendenza. Senza pendenza, buche sul ferro. Grazie a tutti, buona serata. Ragazzi, c'è la degustazione, quindi tutti qua.